La riforma era nell'aria dal 2014, ma il voto è arrivato soltanto nello scorso marzo. A partire dal settembre 2019, nel sistema scolastico della Lettonia, l'insegnamento in lingua russa, che finora ammontava al 40% delle ore totali, sarà ridotto all'osso. Una mossa che ha fatto infuriare la minoranza russofona locale, che non è neppure così esigua dal momento che rappresenta circa un quarto della popolazione e che ha finito per far resuscitare l'antica disputa con gli ex cugini del Cremlino. Ai primi di giugno, il presidente Vladimir Putin ha portato la questione davanti all'Unione Europea, mentre l'inviato OSCE Aleksandr Lukashevich l'ha definita come un tentativo di assimilazione forzata. Per capirne di più abbiamo parlato con Francesco Palermo, responsabile della Convenzione Europea per la protezione delle minoranze nazionali. In linea di principio, quello che è stato fatto con questi emendamenti alla legge sull'educazione è sicuramente un passo all'indietro rispetto alla tutela dei diritti linguistici e di sopravvivenza stessa delle minoranze. Quindi in astratto è sicuramente una cosa negativa e infatti tutte le organizzazioni internazionali che se ne sono occupate, soprattutto nel Consiglio d'Europa, l'OSCE, non mi risulta che abbia fatto ancora nulla l'Unione Europea, sono fortemente critiche su questo. Allora, qui c'è stato un doppio problema perché naturalmente non c'è stato il coinvolgimento e l'ascolto della minoranza di lingua russa in Lettonia, è stato un provvedimento preso dalla maggioranza, imposto in qualche modo dalla maggioranza, e questo ovviamente non va bene. Dall'altro lato c'è l'atteggiamento, diciamo, poco conciliante da parte della Russia, che invece di utilizzare magari i canali che si dovrebbero utilizzare in questi casi multilaterali, non ha avuto una reazione particolarmente costruttiva, quindi il contesto si è un po' avvelenato.